sarà capitato anche a voi di imbattervi in alcuni video il cui acronimo ASMR spicca all'inizio del titolo e della descrizione. Parliamo di un fenomeno per nulla nuovo. Nasce nel 2010 e il giro di soldi attorno a questo fenomeno è incredibile. Ciao, sono Giovanni Villino e questo è Scalo a Grado, un podcast di approfondimento sui fatti e sulle visioni del nostro tempo, oggi in via straordinaria in ASMR. Non c'è alcun problema all'audio di questo podcast, in realtà sto interpretando o cerco di interpretare il fenomeno ASMR, video sussurrati. Volevo portare avanti il podcast tutto in ASMR, però mi sono arreso al settimo tentativo, anche perché ci vuole un po' di preparazione. Insomma, non è facile sussurrare così tanto a lungo. Chi ci è riuscito e ha creato canali YouTube oggi può vantare guadagni con cifre a 5 zeri. In un anno, se avete capito bene, si guadagna tanto. Ma cosa è l'ASMR? Intanto diciamo subito che è un acronimo e sta per Autonomous Sensory Meridian Response. Possiamo tradurlo in risposta autonoma del meridiano sensoriale. Ma quando nasce tutta questa cosa? Beh, vi stupirete nel sapere che non si tratta di un trend recente, bensì risale al 2010. Leggenda vuole, più o meno leggenda, che risalga a un gruppo creato su Facebook. Appunto, questo gruppo aveva il nome di Autonomous Sensory Meridian Response Group e lo trovate ancora oggi, fondatrice di questo gruppo Jennifer Allen, ed è a lei che viene attribuita la creazione di questo acronimo che oggi trovate all'inizio dei titoli di molti video su YouTube, ma anche sui canali Twitch. Anche lì trovate questi video ASMR. Ma di cosa si tratta? Si tratta per lo più di video sussurrati, ma non c'è soltanto il parlato, ci sono anche quelli che vengono definiti triggers, sono i suoni delicati che vengono riprodotti, come per esempio lo strofinamento di oggetti, il battere le dita su diverse superfici. Ecco, tutta questa creazione viene fatta perché? Per fare rilassare l'utente. Molti testimoniano che questi suoni, ascoltati con delle cuffie, producano piacevolissimi brividi. Addirittura c'è un percorso, si parte dal cuoio capelluto, si arriva sino alla schiena e tutto questo genererebbe un forte senso di relax in tutto il corpo. Il rilassamento accompagnato al sonno è un binomio che viene spesso visto anche nelle ricerche che vengono fatte su Google. Pensate che negli ultimi 5 anni è cresciuta esponenzialmente la richiesta di questi video, così come la creazione. Per citare una delle ASMR artist oggi presenti in Italia, c'è Chiara ASMR. Il suo canale registra 1 milione di iscritti. Lei si presenta, 28 anni, è laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche ed è lei anche l'autrice di un libro, Il potere di un sussurro, che è il primo libro sull'ASMR in Italia, in cui parla appunto di questo argomento. Ed è proprio lei anche a descrivere quello che genera, è una sensazione di brividini rilassanti sul corpo provocata da stimoli uditivi e visivi, è un aiuto per combattere insonnia e stress. Parliamo di uno dei più imponenti trend oggi presenti su YouTube e, come vi dicevo, anche su canali come ad esempio Twitch. Ovviamente non a tutti genera questo effetto. C'è per esempio chi sottolinea di non sentire nulla, lo si legge nei commenti. Ecco, io faccio coming out. Io sono uno di coloro che al sussurro, al rumore, allo sfregare gli oggetti non provo alcunché. Anche con le cuffie mi sono concentrato, ci ho provato, niente da fare. Adesso quindi mi chiedo, ma a voi la ASMR genera gli stessi effetti? E se sì, ditemi quali in particolare. Ciao,
Sono Giovanni Villino e questo è Scalo a Grado, un podcast di approfondimento sui fatti e sulle visioni del nostro tempo, oggi in via straordinaria, in ASMR.